Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Allora, che roba? Dimmi Francesco, prova. No, no, non mi senti? Prova adesso. Sì, salve a tutti. Perfetto, siamo ok. Allora, trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, come ogni giovedì dai canali di Radio Gamma 5. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Militanti di Politeisti. Adesso Francesco vi parlerà un po'. Comunque, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Esatto. E adesso da ieri ho un altro indirizzo, email, per cui potete scrivermi anche per computer. Ma insomma, è una rottura di scatole. Comunque è claudiosimeoni@libero.it. Per cui è libero, esatto, se non sì. Poteva essere diversamente, vabbè. Anche questa fatica è stata fatta e un po' alla volta stiamo un po' costruendo qualcosa, piano piano, lentamente. Beh, io ho visto che addirittura abbiamo avuto visite dall'Australia, di gente che ha visitato i siti dall'Australia. Anche l'Australia sono venuti a vederci. Bene. Sito, perciò la cosa è incoraggiante. Sì, stiamo raggiungendo l'obiettivo. Perché una cosa è che forse in Italia tengono a nascondere, perché logicamente devono passare per il costo del giubileo e altre cose del genere, e chi ad esempio ne è addentro sa che in Italia stanno uscendo ultimamente parecchi libri sulla stregoneria. A parte la richiesta del mercato italiano che sta aumentando, ma perché le comunità italiane in giro per il mondo faranno delle fortissime richieste di libri in italiano sulla stregoneria. Proprio, cioè, c'è una forte richiesta. E difatti io addirittura ho visto un sito di alcuni pagani australiani di origine italiana che sono fatti in Australia il sito in lingua italiana sulla stregoneria. E in Germania, ad esempio, ci sono delle case di distribuzione specializzate di libri, cioè di libri italiani di cultura italiana, che fanno continue pressioni sugli editori per avere testi sulla stregoneria. Di conseguenza mi sembra che almeno ufficialmente gli italiani all'estero stiano dimostrando più intelligenza di quegli italiani che vanno a seguire il giubileo. Sì, ma in effetti è effettivamente una scoperta. Vabbè, sì. Io ti ho detto, io faccio molta fatica, io cambio molto lentamente, sia come idee, modo di essere, modo di porvi. Cioè, per cui anche l'uso delle tecnologie è una cosa progressiva. Cioè, io faccio molto bene il tecnico, il meccanico, quando devo fare il programmatore sono un po'. Sì, no, ma io vedo ad esempio, cioè, anche dal punto di vista culturale, noi abbiamo avuto la pubblicazione da parte della Rusconi di quel libro di Luciano Parinetto, Streghe e Potere, che è un libro che è costoso, costa 55.000 lire. Parinetto è un ottimo studioso della stregoneria, lui dà un'impostazione più politica e storica, però è un ottimo studioso ed è anche uno studioso del rispettabile, perché a lui dobbiamo molti studi sulla stregoneria. Benissimo, la Rusconi ha pubblicato il suo libro, che vuol dire che se una casa editrice manda un libro del genere in distribuzione e lo stampa, vuol dire che esiste una richiesta e vuol dire che la gente ha bisogno di informazioni. Difatti, cosa è successo subito dopo? Che subito dopo questo libro, fatto seriamente dalla Rusconi di Luciano Parinetto, Streghe e Potere, la PM, che è la casa editrice dei preti, ha fatto un libro anche lei sulla stregoneria. Cioè, di conseguenza significa che di fronte a una cosa del genere cercano sempre di condizionare anche le informazioni o di farle proprie. E difatti hanno fatto uscire, ad esempio, sempre i preti, il libro nero dell'Inquisizione, in cui dicevano che le vittime della stregoneria erano 70.000, dell'Inquisizione erano 70.000 streghe bruciate, quando sappiamo che sono state milioni di persone bruciate. Logicamente dicono, ma no, noi anche noi affrontiamo il problema, però tendono a diminuirlo. Vabbè, do l'annuncio. Sì, dai l'annuncio, tranquillamente. Allora, e apriamo una parentesi, io voglio ricordare una cosa, e alcuni nostri amici, conoscenti hanno organizzato una conferenza, allora diamogli i riferimenti e le coordinate. Allora, venerdì 24 settembre 99, ore 20:30, biblioteca di Cresparano del Grappa a Treviso, piazza San Marco, praticamente dove c'è la chiesa, poi Cresparano non è un gran paese. Allora, Cresparano del Grappa, conferenza, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei. Il relatore è il professor Silvano Lorenzoni, l'ingresso è libero, organizza Studi Veneti. Studi Veneti ha un indirizzo di posta elettronica che è studiveneti@licosmile.com o ha un sito che è http://utenti.tripod.it/studiveneti. Ecco, e la conferenza è una conferenza puramente di tipo storico, cioè nel senso che loro fanno un accostamento con l'antica religiosità pagana, fanno un accostamento a vari culti che c'erano nell'antichità, di conseguenza è una fondamentale come documentazione, anche perché appunto
Il professor Silvano Lorenzoni ha molto approfondito le tematiche relative alla storia del paganesimo e di conseguenza dal punto di vista storico e documentario è una conferenza fondamentale. Ha una finalità diversa dalla nostra, cioè noi abbiamo una finalità esistenziale e di creazione, e di, diciamo, di modificazione del nostro esistente, del nostro vissuto, della nostra vita. Questa è un'informazione di tipo storico. D'altronde le due cose vanno di pari passo, perché sappiamo benissimo che soltanto in base a informazioni non filtrate, non condizionate, noi potremo anche cercare di vivere meglio e di comprendere meglio quello che è il mondo che c'è intorno. Di conseguenza, chi è interessato a questa conferenza storica, lo sottolineo, perciò avrà delle tematiche diverse da questa trasmissione e avrà degli orientamenti e anche dei linguaggi diversi dai nostri, però logicamente è un contributo fondamentale. Invece di perdere il tempo con assurdi giubilei, è fondamentale questo tipo di informazione. Allora ricordo, venerdì 24 settembre 99, ore 20:30, Biblioteca di Crespano del Grappa, Treviso, Piazza San Marco. Conferenza, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei. Relatore, professor Silvano Lorenzoni, l'ingresso è libero. Sì, io... Vabbè, cioè, questo qua è tutto. Io spero di esserci, anzi, Sì, ma... sicuramente già mi sono lasciato lo spazio libero per Sì, ma esserci, non... insomma. Ascoltare robe diverse è una cosa importante, insomma, anche se vabbè, è un po' diversa dalle nostre. Noi stiamo tentando di costruire la religione pagana politeista, però è ben sapere anche cos'era l'antico, cos'era il passato, cos'era il ricordo di ciò che è stato. Va bene, cominciamo la trasmissione con gli oracoli caldaici, i soliti oracoli, andiamo avanti 4-5 oracoli. Ormai sono quasi arrivato alla fine, da 150 ne ho ancora 40 da commentare, per cui insomma siamo quasi giunti alla fine. Questa sera dalle 19 alle 20 sospendo ciò che porta a diventare eterna legione romana e comincerò a leggere invece la sottomissione in Giovanni. Comincerò a leggere l'orrore della sottomissione in Giovanni perché penso che sia utile cominciare quello. Ciò che porta a diventare eterna legione romana, ormai è un libro che è abbastanza conosciuto, qualcuno si è già guardato, qualcuno si è già visto, e il senso degli dèi nel paganesimo, il senso della divinità, penso che ormai sia stato capito cosa si intende per Dio nel paganesimo, che non ha niente a che vedere con cosa si intende per Dio nelle religioni rivelate. Sono due cose complete. I significati che vengono dati alle parole sono completamente diversi. Ricordatevi sempre questo. Allora, siamo arrivati al frammento 81. Frammento 81. Alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa, soggiacendo al volere del Padre che persuade. Avete anche sentito in tutti gli oracoli caldaici, no, che abbiamo fatto fino adesso, prima che ricomincio il commento, il termine Padre non è mai indicato come il Dio padrone, come la coscienza creatrice, ma è sempre indicata come delle forze della trasformazione, le forze della trasformazione che sono interne alla materia, che sono interne all'energia, sono interne alle cose e che le cose si trasformano e mutano proprio per effetto di quelle cose, per cui non abbiamo coscienza. Cioè quando voi sentite parlare dell'assoluto, Dio assoluto, in termini di religione rivelate, e vi dicono cos'è l'assoluto, cos'è il Dio padrone, il Dio creatore, in realtà non esiste una risposta. L'unica risposta potreste essere decente è quella che l'assoluto è il tutto. Però si tratta di stabilire se questo assoluto ha una coscienza di sé e determina la vita, determina i movimenti delle cose, o se non determina i movimenti delle cose. Per cui quello che a me mi interessa è, ha coscienza, agisce. Se agisce, perché agisce, come agisce, dove agisce e in che direzione agisce. Cioè queste sono le cose da chiedersi, altrimenti non ha nessun senso. Cioè, un assoluto, un Dio creatore che non può intervenire nelle cose, non ha nessuna ragione di essere. È una cosa là. E il Dio Ma creatore non ha è mai ragione esistito, per i sì, cristiani. ma non è mai esistito un Dio Certo, non è mai esistito, creatore. ma per i cristiani ha una ragione Sì. di essere perché interviene nelle cose. I cristiani pregano e lui interviene. Cioè l'assoluto è quello che determina i movimenti delle cose, determina il destino delle persone, determina cosa fare. Per cui non esiste libero arbitrio.
all'interno della creazione. No, ma anche d'altronde, anche perché i cristiani introducono il concetto che uno poi deve essere anche giudicato per quello che Esatto. fa. Cioè, nel senso, noi sappiamo benissimo che quello che uno sarà, sarà quello che lui compie, non ci sarà nessuno che andrà a giudicarlo e non ci sarà nessuno che potrà, diciamo, fare la giustizia divina, perché non esiste una giustizia divina all'infuori della vita e all'infuori di quello che noi facciamo. C'era qualcuno ieri, non so il nome, che ha detto, devo chiedere a Claudio per discutere del suo concetto di assoluto. Bene, Claudio non ha nessun concetto di Dio assoluto, di personaggio assoluto, di coscienza assoluta. Nel paganesimo l'unica cosa che è assoluta è terminius, cioè portare a termine ciò che si è iniziato per ricominciare a fare un'altra cosa, che portata a termine diventa l'assoluto di quella cosa e ricominciare un'altra cosa. Cioè non esiste un assoluto. Ma difatti anche anticamente il fato per i greci era la necessità che l'azione fosse compiuta. Esatto. Cioè, era questo, non il destino. Ma era, non era il destino, era esattamente. La necessità che l'azione fosse compiuta fino alle sue estreme conseguenze e fosse realizzata e fosse completata. Questo era, cioè, gli dèi obbedivano al fatto, esatto, obbedivano alla loro azione. Ogni individuo che si fa Dio, cioè io dico Claudio Simeoni e Francesco sono due dèi, gli ascoltatori che mi ascoltano sono degli dèi. Nel momento in cui Claudio Simeone, Francesco, gli ascoltatori dicono io voglio fare questo, questo è il loro fatto. Esatto. Cioè loro determinano il loro fatto nel dire io voglio fare questo, o io tento di fare questo. Si organizzano per farlo, organizzano il loro fatto. Ma quando, nel momento stesso in cui loro dicono io voglio fare questo, sono degli dèi. Esatto. Perché determinano il destino, il fatto, quello che faranno, che non è il destino deterministico del cristianesimo. Questa è tutta un'altra roba. Non è il destino delle giorni rivelate. Non è il destino che comunque si è già tutto scritto. Quella è un'altra roba. Nel paganesimo è un'altra cosa. Ma logicamente esisterà sempre un qualcosa che tenderà a limitarti, ma perché anche gli altri avranno la volontà di fare qualcosa. Esatto. Di conseguenza è un incontro, uno scontro con altre energie. Ma sì, siamo alla pari, cioè, come io ho il diritto di realizzarmi, anche gli altri hanno il diritto di realizzarmi. Non è che perché dico io sono Dio, a questo punto ti distruggo perché io sono Dio. Questo è il concetto del Dio padrone, esatto, creatore. Noi diciamo, io ho la mia necessità di realizzarmi, farò di tutto per realizzarmi, logicamente non è detto che qualcun altro deve realizzarsi anche alle mie spese. Insomma, la realizzazione non avviene al di fuori del contesto in cui si vive. La mia forza per realizzarmi viene inserita all'interno del contesto con cui vivo, per cui la mia realizzazione si realizza con l'intero contesto in cui vivo e con le forze che concorrono, per cui tanto più le persone che ho attorno tentano di realizzarsi, tanto più io sono forte. Ma se la persona aspetta che mi realizzi per attaccarsi del Drio, mi acciapo in culo, tanto per essere chiari. Per cui tanto più le persone si fanno dei, dicono io esisto, io determino la mia vita, tanto più possiamo camminare assieme. Se le persone dicono, perché cazzo me frega, fatti, va avanti ti, che a me mi viene da ridere, arrangiate, eccetera, quelle persone tenderanno sempre, distruggono loro stesse perché non si trasformano, ma nello stesso tempo tenderanno sempre a distruggere me. Ricordatevi sempre questo. Sì. Per cui il termine padre sta a significare le forze che concorrono, le forze senza le quali non può avvenire nessuna trasformazione. E ve l'ho detto, è necessità e intento. Vado avanti, Francesco? Sì, sì, sì. Allora, comincio. Allora, alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa, soggiacendo al volere del padre che persuade. Le folgorazioni noetiche sono un'altra immagine descrittiva del veggente. La descrizione nasce dalle immagini delle folgori all'interno dei grandi temporali estivi. La folgore, quando si abbatte, concentra grandi quantità di energia vitale, imprimendogli delle accelerazioni particolari, tanto che spesso quell'energia vitale diventa cosciente di sé. Nascono quelli che vengono chiamati spiriti, tanto per essere chiarissimo. Una vera e propria folgorazione noetica, a quanto può diventare noetico, cioè il fuoco della vita, l'energia vitale. Ricordiamo che cos'è il noetico è il sentire, è l'esistere, è il riconoscere se stessi come coscienza, è il proprio modo di pensare, il proprio modo di essere. Questo è l'essere noetico, che si divide dall'essere non noetico, cioè da colui che non pensa, non progetta, non esiste.
L'immagine presa da quanto ci circonda e serve a descrivere dei movimenti simili che avvengono sia nella vita fra gli esseri della natura che negli infiniti cosmi dell'universo. Sono folgori le illuminazioni dei viventi, folgori noetiche che colpiscono la consapevolezza dell'essere della natura costringendolo a dilatarsi nell'infinito, costringendolo a scegliere il meglio per se stesso e in questa scelta del meglio, espandersi nell'infinito alimentando l'infinito stesso. A queste folgorazioni soggiace ogni coscienza di sé, che deve seguire la via indicata da necessità e intento, il Padre. Non esiste una via diversa da quella. Quella via è tracciata dalla qualità degli elementi che formano la vita. Necessità della trasformazione nell'intento del trasformarsi. Questo è il volere del Padre, questo è il potere di necessità e intento. Ogni coscienza di sé ha la necessità che l'ha generata, somma la propria volontà per discernere e scegliere le trasformazioni migliori. Lo sforzo che mette nella scelta la trasforma, la modifica. Queste modificazioni comportano altri livelli di scelta, altri livelli di modifica. Queste modificazioni comportano altri livelli di scelta, altri livelli di trasformazioni. Questi diversi livelli di scelta e di trasformazioni sono ottenute mediante folgorazioni noetiche, non è una ripetizione, è che quando tu fai una scelta, arrivi a un certo punto, da quel punto parti per fare altre scelte, arrivi a un altro punto, dopodiché parti per fare altre scelte, eh? Ottenuti mediante folgorazioni noetiche che trasformano il soggetto, sono folgorazioni come effetto dell'azione delle determinazioni dell'oggettività sul soggetto che si trasforma. Queste sono le persuasioni del Padre. I salti qualitativi della consapevolezza comportano sempre una diversa qualità di scelte soggettive. Le diverse scelte soggettive che si operano quando si salta il piano della scelta sono scelte comunque obbligatorie, determinate dal diverso piano di consapevolezza che si esprime nell'oggettività in cui si agisce. La persuasione consiste nel ventaglio di scelte nelle quali noi possiamo operare. Il ventaglio di scelte è determinato sia dall'oggettività che ce le presenta, sia dalla capacità soggettiva di percepirle e discriminare. La capacità di percepirle e discriminarle è dovuta alla sequenza di folgorazioni soggettive che il nostro percorso di dilatazione nel mondo circostante ha prodotto. Dunque, va interpretata in modo letterale. Alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa soggiacendo al volere del Padre che persuade. E questa è la relazione che c'è anche in filosofia fra quantità e qualità. Cioè, se voi dite io voglio crescere e vi mettete a studiare, voi non crescete. Però nello studiare, mentre voi state studiando, altro non fate che accumulare nozioni, accumulare informazioni, accumulare dati. Quando ne avete accumulati a un livello sufficiente, arriva la folgorazione, cioè arriva il vostro salto qualitativo. Qual è il salto qualitativo? È quando quei dati non sono più informazioni che avete semplicemente letto, ma diventano parte di voi. Cioè, mentre voi guardate la realtà, quei dati che avete immagazzinato diventano elementi di valutazione della realtà. Se voi sentite degli scricchiolii, può darsi che quell'albero si rompa e cade. Ma se voi non sapete il significato degli scricchiolii, quell'albero può cadere e cadervi in testa. Ma se voi avete l'abitudine, perché girate per i boschi, a percepire gli scricchiolii, a percepire... Ciao Nico! A percepire le cose... Chiaramente accumulate una quantità Sì, tale di grazie. esperienza che, come sentite lo scricchiolio, ecco Nico che si cava via e l'albero cade e non gli cade in testa. No, Lui, perché mi cavo via? esatto, Nico ha avuto una folgorazione noetica che gli ha permesso di prendere il fenomeno che gli arrivava, intuire a cosa gli serviva ed agire per conseguenza. Sì, che grande amico, grande amico. Sì, abbiamo detto, caro Nico. Questa... Scusa. In quei 4 mesi a lei, Sì. perfetti, Sì, penso di sì. ma se siamo mi ha detto l'ultimo sabato, Questo non lo ma so, Nico. sei affezionato a te, sei molto affezionato a te, perché non Ciao. ciao La folgorazione, dunque, è un salto di qualità,
dove per, nel caso delle informazioni, nel caso dello studiare, ma vale per tutte le cose della vita, tutte le esperienze che noi facciamo, abbiamo un accumulo di dati, un accumulo di quantità di dati, però esiste un momento in cui quei dati vengono scattati. Fisiologicamente potremmo dire, mentre accumuliamo i dati stiamo tentando di costruire il reticolato sinapsico. Quando arriva la folgorazione noetica è quando quel reticolato lo abbiamo costruito e di fatto siamo in grado di usare quei dati per vivere. Potremmo dirlo in tanti altri modi. Comunque la folgorazione noetica, cioè il passaggio, è un'esplosione di energia e tutto va ridotto sempre a questioni di energia. Può essere anche collegamenti cerebrali, può essere anche il sentire, lo sviluppo del sentire, dell'intuire, del modo di percepire la vita, la velocità dell'afferrare il nuovo che ci arriva davanti. Però tutto questo è folgorazione noetiche, cioè la capacità di trasformarsi dell'individuo, la capacità di crescere nella vita. E possiamo crescere solo se accumuliamo quantità di dati, solo accumulando una quantità di dati possiamo svilupparci. Va bene, facciamo un'altra, Francesco, poi passiamo anche un articoletto che devo commentare. Bene. Cioè, perché è piuttosto furbo e pesante allo stesso tempo. Allora, passiamo al frammento 82 e poi ci fermiamo qui per oggi sulle gli oracoli caldaici, anche se sono solo due. Poi vi spiegherò questo articolo perché voglio commentarlo. Allora, il frammento 82 dice: alle sue folgorazioni noetiche diede in custodia i vertici, mescolando nei vincoli un vigore proprio, una forza. Qual è il vertice della folgorazione noetica? Qual è il vertice del pensiero, dell'intenzione, del progetto, dello scopo, del modo di pensare, della formazione del giudizio, del sentire, del percepire? È quanto produce questo, necessità e intento, il padre stesso. Necessità e intento si trasferiscono al vertice, che in questo caso non è inteso come un punto di arrivo, ma come il punto di partenza dal quale la coscienza di sé inizia il proprio cammino per espandersi. Il vertice di una piramide è il punto più alto rispetto all'essere umano, ma è il punto più piccolo, è il punto di partenza della costruzione della coscienza di sé. Lo spermatozoo e l'ovulo rappresentano il punto più piccolo di formazione della coscienza di sé, dell'essere e della natura, il vertice. Che cos'è il vincolo? È la coesione dell'intento che mantiene compatta la concentrazione di energia vitale, trasformandola da inconscia a conscia. Nel caso che si è fatto dell'ovulo e dello spermatozoo, è la forza è l'intento della fusione dell'uno e l'altro. Nel caso della nascita di un essere di sua energia vitale, è l'attimo della compattazione della sua energia vitale e l'intento del vertice che, mantenendola stabile, favorisce la nascita della coscienza di sé. Qual è la forza che viene mescolandosi? La volontà soggettiva, cioè la capacità di quella coscienza di sé di farsi Dio, determinando se stessa nell'oggettività nella quale si è generata. Come prima, fatto, fare fatto, determinare, io scelgo, io costruisco il mio cammino. Solo se la volontà guida le trasformazioni, la folgorazione noetica ha un fine costruttivo. Ma se la volontà non si appropria della direzione delle trasformazioni, la coscienza di sé in qualunque momento cessa di esistere e viene abortita. Dunque, necessità e intento formano il vertice da cui prende avvio la formazione della coscienza di sé attraverso la coesione, al di là della sua qualità di una concentrazione di energia vitale che continua a svilupparsi nell'infinito dei mutamenti attraverso l'uso della propria volontà, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Ricordatevi sempre queste cinque parole: è la chiave di tutto il paganesimo politeista, è la chiave della vita, è la chiave della natura, è il significato del libero arbitrio, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. In questa frase è racchiuso tutto il paganesimo, cioè tutta la potenza del paganesimo è racchiusa in questo. Bene, adesso lascio a Francesco un attimino finché mi... No, se... fare l'articolo. No, io volevo fare un discorso un po' lunghetto sul giubileo, visto che siamo... Tu fallo, dopodiché io farò l'articolo e dopo mettiamo le telefonate, ok? Sì, no, allora, io vorrei appunto, visto che bisogna anche ricanciarsi ad argomenti che sono di attualità, purtroppo noi stiamo per assistere al carnevale tragico che si chiamerà giubileo. Comincerà appunto...
nella presunta data di nascita di un certo bambino pazzo a Nazareth, che sarà dicembre, andrà avanti. Ma quello che è più importante è quello che sta provocando, quello che andrà a provocare. Allora, mi è successo di sentire argomenti di attualità. E allora, di solito non li seguo perché sono argomenti televisivi, però mi è successo, sentendo un telegiornale, di sentire questa frase. Poco nudo, siamo nell'anno del giubileo. Benissimo, questa frase era attribuita a un giornalista che si chiama Mentana, Rossella, per annunciare un'altra persona che si chiamerà Verissimo. Ecco, mi sembra strano che Mentana si interessi così tanto a essere al giubileo, visto che non è neanche cristiano, visto che non è neanche cattolico, visto che è di religione ebraica, però si sta adeguando anche lui a un clima di giubileo. E allora, annunciando la loro trasmissione, cosa hanno detto? Soprattutto ha detto: mentre ci avviciniamo al giubileo, le televisioni saranno inondate da programmi a sfondo religioso e comunque ispirate a una sorta di riflessione interiore che mal si concilierebbe con ballerine sculettanti e quant'altro. Io penso che piuttosto di vedere le affermazioni di qualche maschera bianca che non è il famoso Pulcinella, sarebbe meglio vedere le ballerine sculettanti per chi le vuole vedere. E non vedo perché. A chi preferisce le ballerine sculettanti bisognerà imporre qualche vita di Cristo o la vita del Papa, nel senso che si potrebbe scegliere, però il fatto stesso è che si voglia creare soltanto una trasmissione ormai e una televisione, un'informazione solo legata a motivi religiosi. Sempre relativo a questo argomento, sempre il giornalista dice, fa virgolette, perché l'anno santo. Perché per l'anno santo dobbiamo darci tutti una regolata, chiuse virgolette. E che vuol dire che se uno non vuole darsi la regolata, come andranno ad applicare la regolata? Imporranno il trattamento religioso obbligatorio per legge? O imporranno qualsiasi comportamento nelle scuole, nelle fabbriche, negli uffici, nelle aziende? Cosa si farà per il giubileo? Si farà di tutto pur di annientare la verità e pur di riportare tutti quanti nel gregge. Ma di questo passo. E questo clima di giubileo, di nuova inquisizione, perché non possono ancora realizzarla, ci sono vari sentori. Abbiamo sentito tutti gli scandali che sono stati al Festival del Cinema di Venezia e c'è stato un forte richiamo da parte del Vaticano perché si parlava troppo di sesso. E un regista giustamente si è indignato perché il suo film è stato stroncato. E scrivendo un articolo ha detto, perché in Italia il porno, quello vero, e intendo non il suo film che si chiama Guardami, e la religione non sono due entità opposte, ma complementari. Il sesso è peccato, i preti stanno lì per assolvere i peccatori, un sistema che ha dimostrato la sua bontà nei secoli. La pornografia dilaga perché Stato e Chiesa sanno benissimo che risponde a un impulso irrinunciabile. L'importante è che l'Ade se ne stia nel suo ghetto senza disturbare. Infatti un film vero sul porno non dà fastidio a nessuno, li vendono anche in edicola. Un film normale sul porno fa venire il sangue agli occhi, la vogliamo chiamare ipocrisia? E poi dice, chi tenta di fare un discorso serenamente laico sul corpo si ritrova solo contro tutti. Dire che il corpo è una cosa meravigliosamente ambigua, che dà piacere e soffre dolore, che vive e che muore senza bisogno di inferno o paradiso, invade territori morali non autorizzati. È difficile in Italia raccontare una storia di corpi senza affrontare sempre e comunque, affondare sempre e comunque nel senso del peccato. E soprattutto il problema è che questo senso del peccato non è stato introiettato all'interno delle persone. E di sé, sempre il regista fa, di una polemica che nasce nelle zone oscure della psiche dei pretoriani della morale. E conclude il suo articolo dicendo fa, buon giubileo a tutti. Cioè, questo è un regista che lui stesso si è accorto del clima che vogliono instaurare, che vogliono fare. Ma questo, diciamo, è un argomento di attualità. Ci sono argomenti ben più tragici dal punto di vista culturale. Allora, è uscito un libretto che parla delle devastazioni che hanno fatto in nome del giubileo. Benissimo, sarà un libro che sicuramente tutti potranno comprare. Lo vendono a 350.000 lire. Qui sono tranquilli che tutti quanti andranno a comprare questo sul giubileo. 350.000 Mila lire. lire, cioè renditi conto. Ebbene, l'autrice si presenta e fa quello che non poté alla Rico, poté il giubileo. Cioè, questa è una ricercatrice storica, archeologa, non è una pagana o non è un'anticlericale. Cioè, nel senso,
E premetto che questo libro ha la prefazione di Giulio Andreotti, eh? Cioè non si, di conseguenza non venite a dire che l'ha fatta Claudio Simeoni la prefazione a questo libro, perché l'ha fatta Andreotti. Bene, ma dopo, dopo viene il bello, fa. Dice il libro, testimonianze antiche sono state distrutte o stanno per esserlo a causa degli imponenti lavori per il giubileo. Dice, anche i luoghi fisici insomma sono custodi della memoria e come tali richiederebbero di essere rispettati. Una importante catacomba, finora ignorata, è stata ormai cancellata quasi del tutto, se qualcuno avesse mai avuto la felice idea di volerla togliere dall'oblio. E questa distruzione è documentata nel libro con immagini fotografiche e grafiche e topografie, è documentata. E il libro si chiama, di Lorenzo Bianchi, Roma, il Monte San Spirito tra il Giannicolo e il Vaticano. Nel capitolo, e questo testuale dice, fa, l'esigenza di proteggere e conservare certi luoghi ha comunque a volte motivazioni che vanno ben al di là di considerazioni estetiche e ambientali. Proprio per queste motivazioni avrebbe meritato maggior rispetto alla collina sventrata fra l'indifferenza generale, sopra la quale si estendeva l'orto Neroni. Benissimo, perché hanno distrutto questa collina? Non perché avessero delle funzioni logiche, perché i cristiani hanno sempre avuto una mania molto forte nel sostenere che hanno avuto dei martiri. Benissimo, secondo la leggenda cristiana, in questa collina, nel 64 d.C., sarebbe stata la prima persecuzione e il primo martirio dei cristiani. Ma se era la prima documentazione del martirio dei cristiani, perché non andarla a sventrare? Perché andarla a distruggere? Perché i cristiani che dicono che loro sono una religione storica, che la loro fede può essere documentata dal punto di vista storico, che esiste un tipo che si chiamava Gesù Cristo, di fronte alla prima persecuzione e al primo martirio cristiano, cosa fanno? Quella più semplice. La catacomba che c'è sotto l'orto Neroni viene distrutta. Ma come? Se è la documentazione del primo martirio cristiano, i cristiani tranquillamente lo vanno a distruggere. E che vuol dire che hanno raccontato un sacco di palle, che fanno di tutto per continuare a raccontarle, che la loro religione non è solo una menzogna dal punto di vista della religione o della teologia o della filosofia, è anche una menzogna dal punto di vista storico. Perché tu mi vieni a raccontare che hai avuto milioni, migliaia di martiri e poi il primo luogo dove è stato il primo martire cristiano me lo distruggi tranquillamente per farci un parcheggio. E nessuno protesta. Cioè nessuno ha protestato per questo. Neanche il sindaco di Roma, Rutelli, che è un verde. Perché? Perché questa qui era la dimostrazione che non esisteva nessuna persecuzione dei cristiani, non esisteva nessun martire cristiano. E difatti hanno trovato l'occasione buona di cancellarne la traccia. Perché se qualcuno non fosse prevenuto e andasse a vedere il luogo, scoprirebbe che non c'è stata nessuna persecuzione dei cristiani. E questa è la tecnica con cui loro affrontano le cose, la portano avanti. E la gente va sempre lì a crearsi i problemi di comprendere la fondatezza storica della religione di Cristo, che loro dicono la nostra è una religione storica, documentata, la nostra è la religione della storia, invece non è una menzogna. Ma la menzogna è una menzogna, come ripeto, sia dal punto di vista della religione, sia dal punto di vista della filosofia, della teologia, ed è una menzogna anche dal punto di vista storico. Cioè nulla nel cristianesimo ha un valore e niente ha una funzione che possa essere dimostrata. Come, cioè loro non sono neanche in grado di dimostrare i loro presunti martiri. Allora, intanto ho toppato, nel senso che ho letto due oracoli che erano già stati trasmessi in trasmissione, perché in realtà ero arrivato all'oracolo 97, cioè al frammento 97, per cui ho letto, comunque vabbè, i commenti vanno sempre bene, cioè le cose che vengono dette sono quelle e vengono riaffermate, andremo avanti la prossima volta, cioè, ho toppato, va bene? Sì, ma nessun problema. No, comunque in ogni caso sono sempre dei principi che vanno ribaditi in continuazione, perché questo è il paganesimo, è chiaro che e la situazione oracolare è abbastanza lunga, per cui alla lunga può anche diventare un po' pesante, però è quello che dobbiamo fare, cioè la costruzione della filosofia pagana, del pensiero pagano, è una ricostruzione che deve essere fatta in maniera abbastanza vasta. Cioè, non vengono dall'Australia per leggerci le barzellette su Giove o Giove Pluvio o i scani fra Giove e il Dio dei cristiani, eh? Tanto per essere chiaro, vengono dall'Australia per cercare delle cose da cui attingere, per cui vengono per vedere un lavoro, non per i giochi. Ecco, volevo chiudere la frase sempre sul discorso storico,
una citazione da un articolo. Il 7 maggio del 1761 il vescovo Francesco Felice degli Alberti aveva ordinato di bruciare sulla pubblica piazza del Duomo di Trento, per mano del carnefice, il libro del famoso storico rovetano Giordano Tartarotti, Lettera seconda di un giornalista d'Italia a un giornalista oltremontano. Nell'opera incriminata si negava il martirio del vescovo trentino Adel Preto. E logicamente il vescovo, non potendo contestare la documentazione storica di uno storico, ha ritenuto opportuno mandare a rogo per mano del carnefice questo libro. 7 maggio del 1761. Non so cosa faranno per il 24 dicembre del 1999 quando apriranno il giubileo, pur di dimostrare la loro ragione. Sì, vabbè, no, ne faranno una un po' più grossa. Perché noi pensiamo sempre che, vabbè, non pensiamo niente, andiamo ai fatti. Allora, sul Gazzettino, perché voglio fare questo discorso qua? Allora, sapete che ho già parlato dei salesiani e delle porcate che i salesiani hanno fatto in America Latina, hanno fatto nella Terra del Fuoco, e che stanno facendo tuttora, cioè le tecniche di devastazione educazionale sono alla pari dei gesuiti, né più né meno, e hanno in mano parecchie robette. Ora c'è il discorso dell'isola di Timor. Sì. A me, nei confronti dell'isola di Timor, ho lo stesso atteggiamento che ho avuto col Kosovo, con la missione Arcobaleno, ho lo stesso atteggiamento che ho avuto con la Turchia. Cioè, succedono sempre avvenimenti in giro per il mondo che hanno l'effetto, cioè hanno, vengono usati, non l'effetto loro, gli avvenimenti vanno anche per i fatti loro, terremoto non è che si possa dire, però vengono usati per afferrare l'attenzione delle persone, cioè le persone vengono a dire vedi poverini questi come sono, dati da fare perché loro stiano meglio, vedi qua cosa succede, e così l'attenzione delle persone viene continuamente spostata a cose diverse che non è la loro vita, cioè che non è la loro quotidianità, per cui viene un po' manipolata. Posso incidere un attimino sul discorso delle... Ecco, allora, facciamo un discorso, visto che tu tiri fuori un momento di attualità, il discorso di Timor. Allora, la zona di... Cioè, a parte che è una lotta di religione appunto fra cristiani e islamici, premesso questo, ma Timor ha 800.000 abitanti, benissimo, 800.000 abitanti in tutta la zona. Ecco, e di conseguenza c'è una guerra. Se voi stavate attenti alle statistiche degli evacuati, vi notavate che c'era un'altissima percentuale di preti cattolici presenti nella zona, cioè sono stati portati via, ma a decine, a centinaia, benissimo. Timor ha 800.000 abitanti, nel Ruanda sono morte 800.000 persone per mano dei cattolici. Il Papa ha chiesto l'intervento militare dell'ONU a Timor e subito gliel'hanno dato. Ma in Ruanda, che i cattolici massacravano 800.000 persone, lui è stato zitto e nessuno ha fatto niente e lo torno a ripetere. In Ruanda sono sotto processo 32 sacerdoti cattolici per massacro, per sterminio. Benissimo. E questi 32 sacerdoti cattolici sono processati in contumacia. E stando al Corriere della Sera, questi 32 sacerdoti sono in Italia. Ecco. Comunque, la cosa più divertente è un'altra. Cioè, qual è la cosa più divertente? Che c'è un articolo del Gazzettino a firma di Lino Pellegrini che dico, tu hai mai letto, l'hai visto? No. Dice l'articolo, l'isola dell'armonia tra cristiani e pagani. Cioè, è chiaro che questa è una porcata, cioè l'articolo stesso e le sue affermazioni sono una porcheria. Ecco, ma vediamo un attimino dove esiste un'unica forma di resistenza. In Indonesia esistono delle forme di guerriglia pagana e sono situate in due zone, il Borneo, che è molto, cioè, molto contenuta. Dove c'è il più forte momento di guerriglia pagano è nell'Iria occidentale, che sarebbe la Nuova Guinea ex olandese, passata sotto la dominazione indonesiana. Che sono gli indios. Nuova Guinea. Iria occidentale. Certo. Lì esiste un movimento di guerriglia molto piccolo, perché nessuno lo finanzia. Sì, perché nessuno ne frega anche niente più. Esatto. Tanto. E allora, di fronte all'impossibilità dell'esercito indonesiano, e questo lo ripeto e lo ripeterò sempre, di distruggere questi guerriglieri, perché d'altronde vivono nel loro paese, difendono la loro terra, difendono la loro cultura. Benissimo, l'esercito indonesiano, che sono islamici, cosa hanno fatto? Hanno dato il via libera alla evangelizzazione da parte di protestanti americani. Di conseguenza, cosa fanno in questo caso? A Timor
i cristiani cattolici si scannano con gli islamici. Nel Nigeria occidentale, sempre in Indonesia, cioè stato dell'Indonesia, siccome i pagani non vogliono rimanere pagani, dire, noi abbiamo stato sempre così, del vostro Dio non ce ne facciamo niente, non ci è mai servito, cioè a che ci serve noi il vostro Dio? Abbiamo avuto tutta una serie di divinità e siamo fatti vivere fino adesso, perché dovremmo caricarci di qualcosa di nuovo? Allora, visto che l'esercito non riesce a imporre l'Islam, cosa hanno fatto l'esercito indonesiano islamico? Hanno chiamato i protestanti che pensino loro a sistemare questi selvaggi. Sì, e questa è una cosa che succede in Indonesia, ma a me interessa le cose che succedono qui. Perché questo articolo non è fatto per Sì, l'Indonesia. non vabbè, Questo adesso articolo è non ti fatto interrompo, adesso puoi commentare. per il Veneto. E infatti dicono i veneti: vedete, nell'isola di Timor c'è armonia fra cristiani e pagani. Perché qua in Veneto i pagani ise così anticlericali, ise così ostiosi contro la religione cattolica? Questo è il vero intento di questo articolo. Dice, attenzione, in cosa consisterebbe il paganesimo degli abitanti di Timor? Attenzione, perché il vecchio pagano, il buon selvaggio, il buon idiota è sempre utile alla corte. Attenzione, e fra gli animali domestici, bovini, maiali, cavalli e bufali, che bella bucolica immagine, sopra certe capanne o in cima ai pali, corna di bufalo, se ne vedono spesso, oltre a statuette di uccelli e di coccodrilli. Che cosa significano? Significa che quella gente è pagana. Al momento della partenza dei portoghesi, la popolazione di Timor Est era il 30% cattolica e il 70% pagana. Ragazzi, chiariamoci una cosa. Il paganesimo non è quello che i cristiani vogliono far passare per paganesimo del buon selvaggio. Il paganesimo politeista è quello che noi diciamo. Al limite, se loro vogliono, dal momento che i cristiani sono dei vigliacchi per scelta, chiamano quella popolazione col nome che loro danno a se stessi, alla propria Esatto. fede, alla propria religione, non col termine pagano, che è un termine offensivo nei confronti della vita. È chiaro questo? Sì, anche perché, sai, pericoloso. Io sotto a casa tua non ho mai visto testa di bufalo fuori di Per, casa tua. sì, appunto. Per cui, dov'è che va a parlare questo articolo? In realtà va a parlare in Veneto, non va a parlare a Timor. A Timor Est, dice questo articolo, fra cattolici e pagani vibra un sentimento di comprensione profonda, se non di autentica fraternità. Beh, dopo parliamo dei roghi e di chi li ha messi, no? Invece, siccome l'intera Indonesia è musulmana, ecco che la presenza delle autorità indonesiane, delle truppe ed anche una certa quantità di popolazione immigrata dall'ovest all'est ha creato un'atmosfera di profondo contrasto. I timoresi votano in massa per l'indipendenza? Ciò equivarrebbe non soltanto al distacco dall'Indonesia, ma al trionfo del binomio cristianesimo-paganesimo. A me sta roba mi mette veramente i brividi. Io questo articolo lo rimando al mittente e lo rimando al mittente dicendo che il respiro di libertà spira sugli esseri umani da quando è arrivato il cattolicesimo. Tutte le porcherie, tutte le cazzate, tutte le vigliaccate fatte dai cattolici, dai cristiani devono essere pagate. E pagate non intendo dire che io voglio fare a loro quello che loro hanno fatto agli altri. Dico che i danni che sono stati fatti all'umanità devono essere risarciti, o almeno devono essere messi nelle condizioni affinché quei danni non vengano mai più fatti. Per cui questa roba è una vera porcheria alla cattolica. Il tentativo di descrivere l'altro come un povero buana, un Esatto, sì. povero idiota, un povero mentecato da usarlo per fare il pagliaccio. Io ho già visto delle popolazioni dell'Oceania. Che rivendicavano, che ricercavano le loro tradizioni, quello che ormai avevano dimenticato, e cercavano di tirarlo fuori e hanno fatto i pagliacci davanti a Wojtyla. Io lo ricordo questo e fu per me estremamente doloroso perché alcune delle scene che loro danzavano in realtà erano delle figurazioni magiche, ma non conoscevano più che cos'erano. Esatto. E questo fu estremamente doloroso perché fu l'umiliazione di chi ancora aveva la voglia, la forza di andare a cercare, ma non aveva più la conoscenza del significato di ciò che cercava. Per cui la conoscenza che lui riusciva a cercare come passi di rappresentazione non era in grado di afferrare il lato magico per andare oltre, perché una volta afferrato il lato magico si può andare oltre.
Cioè io ricordo questo, e questo è una cosa che è messa in conto da far pagare i cristiani, cioè l'umiliazione della conoscenza, della magia, della stregoneria, della vita. Perché ricordate, ogni offesa alla vita non viene mai passata, non viene mai dimenticata. Anche se io dimentico l'uomo che l'ha fatto, il suo nome, la località dove è venuta, ma resta come una traccia nera nel mondo che mi circonda. E questa traccia nera col mondo che mi circonda, io ce l'ho davanti. E quando quella traccia nera vibra, significa che la mia attenzione ha messo a fuoco esattamente ciò che quella traccia indicava. Magari non ho più i nomi, non ho più i volti delle persone, non ho più la situazione storica, non ho più il tempo in cui ciò avvenne, ma la traccia resta. Nel mondo che ci circonda c'è scritto tutto. Purtroppo la forma e la descrizione appartengono alla ragione, non alla magia. Però ricordatevi che tutto ciò che è avvenuto ci circonda, sempre. Sì, no, ma infatti c'è anche da chiedersi, ad esempio, cioè, è una domanda semplicissima. Perché a un certo punto i cristiani hanno smesso di distruggere i templi o di distruggere le chiese, cioè o di distruggere le statue, e hanno preso le statue pagane e le hanno portate dentro i musei vaticani, dentro le chiese? Perché prima il loro lavoro è stato sì una distruzione sia materiale, ma una distruzione anche fisica delle persone. Cioè prima hanno distrutto i pagani, e logicamente per migliaia di pagani andavano distrutti i loro spazi sacri, le loro dimensioni sacre, le loro divinità, le loro statue, i loro templi. Nel momento in cui sono riusciti ad uccidere o a sottomettere gran parte dei pagani, hanno si sono resi conto che potevano benissimo permettersi il lusso di fermarsi e di non studiare più le statue. Difatti i musei vaticani sono pieni di statue di antiche pagane. Addirittura, perché la gente è ridotta in ignoranza dal cristianesimo e dalla Chiesa cattolica, inventarono un rito per salvare i templi pagani, per salvare le statue pagane. Addirittura, perché la gente ormai era stata condizionata ed era incapace di vivere, e sapeva solo distruggere, i preti arrivavano al punto di organizzare delle processioni, delle messe particolari su una statua pagana, sui ruderi di un tempio, o su una statua, la battezzavano, il luogo e tutto il resto, mettevano su un'etichetta, fa: io non sono più pagana, sono cristiana. E ora, di fronte alle masse di imbecilli dei cristiani, i cristiani non lo distruggevano più. Ma questo l'hanno fatto proprio con astuzia, con intelligenza. Nel momento in cui sapevano che non c'erano più persone, o era una minoranza, che era più capace di intendere bene cosa significasse quella statua. Diamo pure via le telefonate, se qualcuno vuole chiamare, numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. No, ma difatti poi volevo ricollegarmi anche all'articolo che tu dicevi qua del Gazzettino, che diceva della possibilità della convivenza fra cristiani e pagani. Cioè non esiste una possibilità di convivenza fra pagani e cristiani, ma loro lo inseriscono in una campagna preparatoria del crollo del cristianesimo. Giustamente il vescovo di Vicenza ha detto: i cristiani sono una minoranza, anche nel Vicentino già un terzo non si dichiara più cristiano. Allora, di fronte a questo stato d'animo, lui cerca di dire: ma io sono il vescovo, riconosco che la gente non mi segue più, cosa volete? Io vi riconosco, so che ormai già un terzo non sono più cristiani. Ci sono altre statistiche venute fuori da questa settimana nel Gazzettino, di cui fra i credenti addirittura c'è quasi un 20%, adesso vado un po' a memoria, dal 18 al 20, che accetta alcune tesi buddiste, cioè pensa che il buddismo possa essere positivo, e c'è il 10-12% della popolazione che pensa al New Age che sia una cosa positiva, e così via, fino agli Hare Krishna e altre persone. Pronto? Sì, ma difatti loro stanno proprio preparando lo spazio. Pronto? 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 Sì? Gamma 5? Sì? Io ho il Vise. No, non c'è oggi. Volevo no. Mandargli. Sì, difatti, allora, appunto, come dicevamo, Muto Nonis si sta organizzando, perché si è reso conto che ormai in tutto il Veneto il cristianesimo sta sparendo, perché giustamente è giusto che sparisca, di conseguenza dicono: ma si vanno a presentare come interlocutori, dice: siamo noi che riconosciamo questo, siamo noi che diamo valore a questo, e di conseguenza se dovete trattare con noi per avere un riconoscimento. Ma questo è sempre classico, cioè cristiani vogliono essere loro a decidere cosa sono gli altri. Non sono disposti ad accettare che qualcun altro si definisca all'infuori e senza il bisogno della loro religione. Cioè loro dicono: noi siamo la religione e solo noi possiamo riconoscere gli altri.
Questa è proprio un'opera di astuzia, cioè difatti anche i teologi dicono sempre sì, la via è il cristianesimo e le altre sono ammissibili, cioè siamo noi che le ammettiamo. Cioè, noi possiamo accettare l'esistenza di tante religioni, cioè tanti credi, tante organizzazioni religiose, tante cose, sotto uno Stato laico, cioè sotto una giurisdizione laica che garantisca il diritto di diffondere la propria religione, di fare propaganda, chiaramente con i mezzi pacifici, cioè con i mezzi della discussione, con i mezzi tesi contro tesi, noi possiamo ammettere l'esistenza, noi non è che l'ammettiamo, noi vogliamo che ci sia più religioni a misura in cui sono in grado di garantirsi lo spazio. Però in uno Stato teocratico, in uno Stato cattolico, le altre religioni non sono possibili. Cioè noi abbiamo la libertà religiosa in Italia perché c'è stata la resistenza, perché c'è stata fatta una Costituzione e perché tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale sono intervenute. Ma se non ci fossero state queste sentenze della Corte Costituzionale in Italia non ci sarebbe stata la libertà religiosa. Cioè non ci sarebbe stato il diritto di diffondere il proprio credo, la propria religiosità. Ricordatevelo questo. Non è che ce l'hanno regalato i cattolici questo, Questo è un diritto che è stato acquisito contro il cristianesimo, contro il cattolicesimo. E lo stesso vale per ogni altro sistema religioso. Se voi guardate nei paesi musulmani, i tentativi degli estremisti musulmani, degli integralisti, è quello di togliere gli spazi agli altri. Non è quello di diffondere meglio la loro religione, ma è quello di togliere gli spazi agli altri. Questo vale anche per gli integralisti ebrei, di ogni religione rivelata. Cioè il loro scopo non è quello di dire la mia religione ti dà più cose della tua, cioè ti offre una vita migliore, ti offre delle cose migliori, ti offre una realtà diversa per cui è chiaramente migliore. No, loro ti dicono devi credere in me altrimenti io mando la polizia. Io qui ho sotto mano un altro articoletto, un trafiletto del Gazzettino del 2 settembre 1999 dove dice è un'analisi di uno studio americano, l'aborto un'arma contro il crimine.